Anche in questo periodo di chiusura forzata delle biblioteche al pubblico, l'attività e la lettura non si ferma a Pesaro città che legge. È possibile quindi alla Biblioteca San Giovanni ordinare i propri libri ed ottenere anche la consegna a domicilio degli stessi, riferendosi ai contatti della biblioteca, così come anche alle biblioteche di quartiere è possibile richiedere i propri titoli preferiti o usufruire della consegna a domicilio. Le biblioteche di quartiere, che sono quattro, e lo ricordiamo, la Biblioteca Braille di Baia Flaminia, la Biblioteca di Villa Fastigi, la Biblioteca delle Cinque Torri e la nuovissima Rodari di Borgo Santa Maria, sarà possibile anche recarsi presso le biblioteche e ricevere dei pacchi prestito a sorpresa con diversi titoli in delle confezioni regalo, quasi ad anticipare i pacchi natalizi, e che sono trasversali nei generi per tutta la famiglia, per gli adulti e per i bambini. Oltretutto, è possibile anche continuare a iscriversi alla Media Library online per ottenere l'accesso digitale a decine e decine di migliaia di testi di audiolibri, videolibri e di tutto quello che può essere fruizione culturale, film, file audio e tantissimi contenuti multimediali. Quindi sicuramente è una grandissima opportunità da cogliere, in particolar modo in questi giorni complicati ma importanti per la lettura. Per la Biblioteca San Giovanni è possibile richiedere il prestito di libri a domicilio telefonicamente, via mail oppure tramite la pagina Facebook. La scadenza dei prestiti viene prorogata fino alla riapertura. Per le restituzioni, invece, i volumi potranno essere depositati in via Passeri, nel contenitore vicino alla porta d'uscita, dal martedì al venerdì dalle 10 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 14. Per iscriversi alla Biblioteca San Giovanni è necessario inviare una mail a biblioteca@comune.pesaro.pu.it. Stesse modalità per le biblioteche di quartiere, in cui i libri potranno essere ritirati in assoluta sicurezza dentro buste nominative all'ingresso esterno della biblioteca. I volumi da riconsegnare invece saranno lasciati in appositi contenitori dove rimarranno per 72 ore prima di essere rimessi in circolazione. Per effettuare il prestito è necessario contattare telefonicamente o via mail la biblioteca di riferimento.